Useremo questo apparato per cercare di capire la relazione tra temperatura e la pressione di un gas. Qui abbiamo un contenitore rigido e questa sfera di acciaio che è attaccato a questo manometro. Poiché è rigido, la quantità di gas all'interno e il volume del gas rimarrà invariato. Le sole cose che cambieranno saranno la pressione e la temperatura. Proviamo a osservare ciò che accade. Io lo riscaldo usando questo bruciatore. Così, cosa accade alla pressione man mano che aumentiamo la temperatura del gas all'interno della sfera? Vedete questa pressione? Cosa sta accadendo qui? È aumentata, non è vero? E il valore sta aumentando. Quindi, man mano che aumentiamo la temperatura di un gas, aumentiamo anche la pressione. Cosa accade ora se sottraiamo calore e lasciamo raffreddare? Vediamo. Tolgo il bruciatore, spengo il gas e lascio raffreddare. Non si sta raffreddando velocemente. Posso contribuire con questo bagno di acqua gelata che metto qua sopra. Raffreddo la sfera e guardo che cosa accade ora alla pressione. Man mano che la temperatura diminuisce, la pressione di un gas diminuisce in maniera corrispondente, a causa della relazione diretta fra temperatura e pressione del gas. Se potessimo rallentare le particelle di gas e mettere a fuoco solo alcune, esse si presenterebbero così, lontane una dall'altra e in movimento casuale su linee rette. Entrando in collisione contro le pareti del contenitore, esercitano una pressione contro di esse. Queste particelle in movimento hanno un'energia cinetica. La loro velocità dipende dalla loro temperatura. Quando il gas viene riscaldato e le particelle si muovono più velocemente, esse collidono contro le pareti del contenitore più frequentemente. Poiché si muovono ad una velocità maggiore, colpiscono le pareti con una forza maggiore. Entrambi i fatti, il maggior numero di collisioni e la loro maggior forza, contribuiscono all'aumento della pressione del gas quando la temperatura aumenta. Il raffreddamento del gas fa diminuire la velocità delle particelle. Poiché la temperatura è diminuita, l'energia cinetica delle particelle decresce. Esse rallentano, colpiscono le pareti del contenitore meno frequentemente e con minore energia. Continuando il raffreddamento, la pressione continuerà a diminuire.